Amici di Telelatino, ben trovati e benvenuta anche a te, Stefania. Ciao Antonio, tutto bene? Tutto benissimo, benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con le novità di Mediaset Italia, questo nuovissimo canale 100% italiano e soprattutto gratis per tutto il 2011 grazie ai leaders della comunità italiana, gli sponsor che possiamo e potete trovare sul nostro sito mediasetitalia.ca. Una cosa molto importante, Stefania, ci teniamo sempre a sottolinearlo, naturalmente non tutti hanno Rogers, no? Chi non ha Rogers ci chiama, ci telefona molto spesso e io ho parlato con molti di loro e mi dicono ancora Bell non ce l'ha, ancora Videotron non ce l'ha, ancora Shaw non ce l'ha. Perché? Perché dovete chiamare. Più chiamate loro hanno e più sono propensi a mettere il canale, perché ovviamente è la domanda che crea, come diciamo noi, l'offerta. Stasera, Antonio, parleremo di un programma davvero carino, verissimo. Lo conosci? Sì. In onda tutte le domeniche mattina, alle 6 anzi del mattino, molto molto presto, ma anche in replica alle 6 del pomeriggio, se non avete voglia di alzarvi troppo presto. È condotto dalla bravissima Silvia Toffanin, che fra l'altro è la compagna del figlio di Berlusconi. Ah. Una puntata davvero interessante, molto in particolare, è stata quella in cui Silvia, che di sicuro non ha paura di fare domande scomode, ha chiesto al grande cantante albano: ma perché non torni con Romina? Una domanda che molti avrebbero voluto fare. Sentiamo. Ma che non hanno mai avuto il coraggio. Storie quando nascono e nascono in quella maniera sono state straordinarie, belle. Poi il destino ti si mette di fronte come una motosega, divide in due anche le storie più forti e devi prendere atto che ci stanno dei momenti di grande gioia, di grande partecipazione, di grande vitalità nell'amore e poi ci stanno anche esattamente l'opposto. Ma se chiedi poi tutto ti dà. Antonio, ma non possiamo chiudere questo appuntamento non ricordando come sempre che accanto a Mediaset Italia c'è anche la nostra carissima TLN, Telelatino, il canale da cui tutto è iniziato e che continua a trasmettere il meglio per tutti gli italiani del Canada. Hai ragione, Telelatino è un po' la televisione madre da cui tutto è iniziato 26 anni fa e quindi la comunità italiana è veramente molto contenta che poi queste novità si aggiungono al canale principale. Certo. E tra le novità di questa primavera e quest'estate c'è il calcio. Come si fa a dimenticare il calcio? La seconda madre. Ma certamente, quindi sia Telelatino sia anche Euroworld Sport, che è l'altro canale portato da Telelatino, faranno vedere molte partite fase finale del campionato italiano e anche alcune partite della UEFA League, della vecchia Coppa UEFA, molto interessante. Benissimo. Ma l'estate poi sarà ancora più bella perché ci saranno ben due campionati da mondiali. Da giugno ci saranno due campionati mondiali, mi riferisco al campionato mondiale femminile e poi subito dopo, nella seconda parte dell'estate, il campionato mondiale giovanile. Benissimo. Come si fa a dire no? Non si può perdere, bisogna proprio guardare sempre Telelatino. Lo sport poi unisce molto, vero? Sì, è vero, è vero. La comunità italiana è molto legata, si ritrovano anche semplicemente. Qual è la tua squadra del cuore, Antonio? Non si può dire. No, perché poi tutti gli altri. Ma non è politica. Tutti gli altri poi mi odiano, capisci? Tutti gli altri poi mi odiano. Diciamo che è di Torino e che è bianca e nera. Ah, ok, non lo sappiamo. Ok, amici, arrivederci. Grazie, ciao a tutti.